Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare un tutorial con queste perle. Queste perle le ho scelte sul sito di Babycraft, giù nell'info box vi lascio tutti i link per queste perle sia da 6 mm che da 8 mm. Vi spiego subito, queste perle ve le ho mostrate qualche tempo fa in una live. Allora, avevo appunto scelto questo qui che è un unico set, vedete, sono esattamente 10 fili tutti colorati e sono di giada colorata da 6 mm. Poi avevo scelto anche l'avventurina da 8 mm, la corniola sempre da 8 e poi il quarzo naturale sempre da 8 mm ed è favoloso. Ve li mostro anche sul cellulare così vi mostro i codici. Perdonatemi, ma le bustine le ho già buttate, quindi ve li mostro qui sul cellulare. Qui appunto è il set di giada colorata, questo tra parentesi è il codice e costa appunto tutti questi fili $9,29. Il prezzo è davvero ottimo. E poi vi mostro anche la corniola, che è questo qui, il terzo. Tra parentesi c'è sempre appunto il codice ed è costato $5,35. Poi c'è l'avventurina, eccola qui, questo è appunto il codice ed è costato, aspettate che si apre il sito perché ho cliccato sopra, costa $3,44, davvero dei prezzi ottimi. E poi infine il quarzo rosa, questo è il codice e costa appunto $4,75. I pezzi sono davvero ottimi, come dicevo prima, ed i fili sono davvero lunghissimi. Vedete, non so se si nota in video, ma sono davvero lunghissimi e vi posso assicurare che è davvero pietra dura. Ed eccole qua. Adesso andiamo un po' a sperimentare con queste pietre sia da 6 mm che da 8 mm e ho scelto di non realizzare nulla in tessitura, ma di andare a creare qualcosa con i fili. Ho preso i fili Benecreate, questo è misura 0,4 mm. Come dicevo prima, tutti i link ve li lascio sempre in descrizione. E poi andrò ad utilizzare anche la misura 08, che è poi la 20 gauge, e anche questa qui che è la 18 gauge, che corrisponde appunto a 1 mm. Poi andrò a utilizzare diverse tipologie di pinze, tra cui questa qui che ho preso sempre dal sito di Babycraft, che è della Benecreate. Poi delle monachelle, del monachella andrò ad utilizzare, perché andrò a realizzare dei piccoli orecchini. Andrò ad utilizzare queste qui sempre della Babycraft. Questo è appunto il codice. Sono delle francesine in acciaio dorato. Quindi, ovviamente, oltre alle tronchesi, alla pinza appunto coniche, poi vi servirà diverse tipologie di pinze, anche questa qui a punte piatte. Vi servirà anche qualcosa come base, o un mandrillo di legno, oppure io andrò a utilizzare uno smalto della Kiko per andare appunto a realizzare la forma dell'orecchino. Niente, questi sono i pochi materiali da utilizzare, quindi a tra poco. Prendiamo il filo da 1 mm, vado a raddrizzarlo con questa pinza e la parte finale vado a sollevarla in questo modo. Prendo il mio smalto e vado a girare attorno in questo modo. Ho tagliato il filo, dicevo, vado a girare due volte e taglio il filo in eccesso. Ed ecco qua la base.
con la pinza a punte coniche vado a realizzare l'asolina, quindi piego questa estremità, la taglio un altro poco e poi vado a realizzare l'asolina. In questo modo, questo appunto sarà la base dove andremo a lavorare con le perle. Poi tagliate esattamente 40 cm del filo 0,4, il 26 gauge, che ci servirà appunto per decorare il nostro orecchino. Vado a fissarlo qui su questo anellino. Non serve utilizzare le pinze in questo caso perché è un filo davvero molto molto morbido, quindi basta ripassare più e più volte in modo per, in questo modo lo andiamo ad agganciare con queste piccole spiraline, lo ripasso nuovamente all'interno del cerchio. Vedete, in questo modo si è creata questa piccola spiralina. Vado a tagliare questa parte qui in eccesso. Oltre alle perle da 6 mm in questa bellissima colorazione, vado a utilizzare anche i cipollottini da 3x2 mm, sempre di BB Craft in questo bellissimo colore arancio. Quindi vado ad inserire sul mio filo i cipollottini arancio. Ho inserito esattamente 4 cipollottini. E adesso vado a fissare anche dall'altra parte il mio filo, quindi ripasso all'interno del cerchio e fisso i cipollottini. Ed eccole qua. A questo punto taglio il filo ed ecco qua. Adesso vado a riagganciare nuovamente questo filo per andare ad inserire le perle da 6 mm. Ho inserito esattamente 3 perle da 6 mm e vado ad agganciare il filo anche dall'altra parte. Questo è il risultato al momento. Adesso vado a realizzare una decorazione esterna al nostro orecchino. Con un altro filo da 0,4 vado ad agganciarlo qui in prossimità di questo nodino. Quindi vado ad agganciare il filo qui in alto e ritorno da voi. Una volta agganciato il filo, inserite 3 cipollottini verdi, sempre da 3x2 mm, ed andate ad agganciare il filo in questo spazietto qui, dopo appunto l'aggancio di cipollottini arancio. Quindi vi infilate in questo punto e andate ad agganciare i cipollottini verdi. Vedete? In questo modo. Ovviamente questo passaggio vado a farlo per tutta la circonferenza e torno da voi. Ed ecco qua, questo è il risultato. Ho inserito esattamente queste coppie da 3 cipollottini, ne sono esattamente 8. E questa è appunto la parte finale del nostro orecchino. Adesso prendiamo un'altra perla da 6 mm. Un pezzettino di filo da 0,8 e andiamo a realizzare appunto le asoline con la pinza a punte coniche. Quindi vado a realizzare l'asolina da un lato e anche dall'altro. Non ci resta che assemblare il nostro orecchino. Ed ecco qui l'orecchino terminato, è davvero molto luminoso e di facile esecuzione. In descrizione vi lascio tutti i link dei materiali utilizzati di BB Craft. Volendo possiamo realizzare anche un ciondolo con questo elemento o possiamo decorarlo con una goccia e aggiungere un perno, perché no, e rendere l'orecchino ancora più particolare. È davvero luminoso ed adatto anche ai principianti come me. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!